piace. Una ragazza che telefona a un ragazzo va soltanto in cerca di guai. Mamma, non c'è niente di male a chiamare un ragazzo. È terribile, invece. Ragazzi a caccia di ragazzi. Quando avevo la vostra età non sono mai corsa dietro, né ho mai telefonato, né sono stata mai in una macchina parcheggiata con un ragazzo. Ora io come potrò mai incontrare qualcuno? Succederà, succederà, vedrai. Come io ho conosciuto tuo padre. Ma che modo stupido, il nonno lo investì con la macchina. Si vede che era destino. Infatti, se il nonno non l'avesse investito, nessuno di voi sarebbe nato. Sì, lo so. Però devo ancora capire cosa ci faceva papà in mezzo alla strada. Com'è successo, George? Guardavi gli uccellini, vero? Cosa, Lorraine? Cosa? Comunque, vostro nonno lo ha investito con la macchina e poi lo ha portato in casa. Era così smarrito, poverino. Come un povero cucciolo sperduto e il mio cuore si riempì di tenerezza. Sì, la sappiamo la storia, ce l'hai raccontata un milione di volte. Ti faceva pena e così hai deciso di andare con lui al ballo del pesce sotto il mare. No, 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 era incanto sotto il mare, Linda. Il primo appuntamento, non lo dimenticherò mai. Fu la notte di quel terribile temporale, ti ricordi, George? Vostro padre mi baciò per la prima volta proprio durante quel ballo. E fu allora che capii che avrei passato con lui il resto della mia vita. Pronto. Ma non ti sarai mica addormentato, eh? Ah, Doc. No, dormirei io, per carità. Ascolta, è molto importante. Ho dimenticato la mia videocamera. Venendo qui, passa un attimo a casa mia e portamela a Twin Pines Mall. Ah, sì. Sì, sto arrivando. Einstein, ehi, hey, Einstein, dov'è Doc? Eh? Dov'è? Ce l'hai fatta! Benvenuto al mio più grande esperimento. È quello a cui ho lavorato per tutta la mia vita. Questa è una DeLorean. Un momento di pazienza, le sue domande avranno una risposta. Pronto a registrare? Doc, ma quella tuta che... Non ti preoccupare, non te ne preoccupare. Sì, bene, non lo so. Sono pronto. Buonasera, sono il dottor Emmett Brown. Sono nel parcheggio del Twin Pines Mall. È sabato mattina 26 ottobre 1985, è l'una e 18 e questo è l'esperimento temporale numero uno. Vieni, Einstein, vieni, entra nella macchina, su. Siediti, ecco, metti la cintura di sicurezza, bravo, bravo. Aspetta, aspetta, bene. Voglio far notare che l'orologio di Einstein è perfettamente sincronizzato con il mio orologio di controllo. Hai fatto? Sì, fatto. Bene. Buon viaggio, Einstein. Attento alla testa. Questo è collegato alla... Guarda. Sì, sì. Non me, la macchina, la macchina! Ah!
sei i miei cani.